Benvenuti a Punto di Vista. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il Procuratore della Repubblica di Bologna, dottor Amato. Procuratore, l'attenzione dell'opinione pubblica italiana, ovviamente possiamo capirlo, comprensibilmente e su quanto è accaduto a Genova, però anche a Bologna abbiamo avuto un gravissimo episodio il 6 agosto, l'esplosione della cisterna. Le chiederei di fare il punto su questa situazione. Guardi, noi ci siamo trovati in effetti il 6 agosto ad affrontare un fatto gravissimo, che era stata questa esplosione della cisterna e la distruzione del ponte sull'autostrada. In quel momento abbiamo fatto una scelta, quella di non sequestrare il ponte, e l'abbiamo fatto convinti perché gli accertamenti della polizia giudiziaria ci avevano condotto fin da subito a una ricostruzione certa delle cause. E soprattutto ci avevano convinti della inutilità di procedere ad un sequestro, che sarebbe stato inutile processualmente, ma soprattutto avrebbe impedito quella che a questo punto diventava la primaria esigenza di ripristinare al più presto il ponte e consentire il transito delle autovetture e degli altri veicoli in un contesto temporale, parliamo di agosto, dove Bologna è uno snodo fondamentale. In questa prospettiva ci siamo mossi e questo ha messo i responsabili della società Autostrade e gli altri attori che dovevano presiedere alla ricostruzione del ponte nella immediata possibilità di attivarsi subito. Devo dire, procuratore, che ha fatto una scelta coraggiosa nel non sequestro, no? Normalmente le procure tendono a sequestrare per cautelarsi, per fermare tutto. Lei ha fatto una scelta di grande responsabilità e ha anche fatto capire, però c'era un obiettivo, bisognava ripartire. Come l'ha sentita questa scelta? Guardi, io penso che chi svolge un'attività come la nostra deve sapersi assumere le responsabilità e deve calibrare i propri poteri, che vanno letti in un'ottica di servizio, in maniera intelligente, privilegiando quelli che sono gli interessi del processo certamente, ma anche gli altri interessi in gioco. È un'assunzione di responsabilità che io ho assunto con consapevolezza. Convinto anche di un principio, che quando si parla a volte di atto dovuto per coprire attività a volte inutilmente invasive, si sbaglia. Non c'è nessun atto dovuto, c'è solo la percezione di quello che è il contesto e la doverosità di un comportamento nasce da un apprezzamento che è comunque discrezionale. Questo riguarda vicende di questo tipo, quindi l'adozione di un potere di sequestro, ma a volte, in tante situazioni, anche il momento, per esempio, della iscrizione di una persona sul registro delle persone indagate, a volte sulla base di questa idea che è un atto dovuto, che è un atto garantito, che lo si fa nell'interesse della difesa. Spesso e volentieri sono attività che invece vengono svolte perché non ci si vuole assumere la responsabilità anche di non iscrivere quando questa non iscrizione non è dovuta, quando questa iscrizione diventa arbitraria, quando gli accertamenti possono essere svolti con massima libertà, ma senza inutilmente vessare le persone che invece sarebbero inutilmente vessate se fossero ingiustificatamente iscritte. Procuratore, questa affermazione mi consenta di dire, scrivono un interessante capitolo di dottrina che riguarda la procedura penale sull'atto dovuto. Nel senso, mettiamoci dalla parte all'opinione pubblica, perché c'è un abuso anche nel sentire, no? È un atto dovuto, l'avviso di garanzia è tutto dovuto con cui, e lei dice, ci si protegge, ci si para. Lei proprio sta consapevolmente scrivendo un nuovo capitolo di questa dottrina della procedura penale, mi scusi. Guardi, io non credo che si debbano scrivere nuovi capitoli, credo che si debbano interpretare le norme secondo il senso proprio di queste norme. E quindi la iscrizione di una persona presuppone la sussistenza di un fumus di reato a carico di una determinata persona. Ma quando ci sono contesti in cui questo fumus manca, ovvero
quando abbiamo delle situazioni che scriminerebbero potenzialmente un determinato comportamento, la scelta deve essere conseguente. Io penso a tutta la polemica, per esempio, sulla legittima difesa, dove la contestazione che a volte si fa è quella di persone che si difendono e vengono automaticamente iscritte sul registro delle notizie di reato per arrivare poi, a distanza di qualche mese o addirittura di qualche anno, ad essere assolte perché si riconosce che hanno agito in una condizione di legittima difesa. Ora, è ovvio che l'accertamento giudiziario ci deve essere, perché non sempre la legittima difesa esiste, vi è stata, ne ricorrono tutti i presupposti. Ma quando dall'inizio il contesto della vicenda consentisse di apprezzare una configurabilità possibile, se non addirittura probabile, di tutte le condizioni per l'applicazione della legittima difesa, quell'accertamento doveroso che la magistratura deve fare rispetto ad un fatto che poi ha importato la uccisione del rapinatore o del ladro, può e deve essere fatta senza dover necessariamente iscrivere la persona che si è difesa e ha magari sparato per difendersi. Diverso sarebbe il ragionamento se in quel momento, e qui gli accertamenti della polizia giudiziaria sono fondamentali, emergesse un contesto in cui probabilmente la legittima difesa non c'è. Pensiamo alla esplosione di colpi che abbiano attinto il ladro o il rapinatore alla schiena. È chiaro che staremmo discutendo di un fatto difficilmente incasellabile nel paradigma della legittima difesa. Procuratore, ritorniamo, grazie veramente di questo contributo che lei sta dando anche alla discussione che secondo me merita approfondimento, no? Ad una discussione che merita approfondimento. Ritorniamo al nostro ponte, facciamo la situazione ad oggi. Il ponte dal punto di vista della funzionalità è perfettamente operativo, anche prima lo è stato del termine che in quella riunione che fu fatta in prefettura durante il comitato che pertinentemente il prefetto ha organizzato per discutere di questa vicenda è stato rimesso in pristino, la circolazione è normale, la società Autostrade si è tempestivamente attivata. Noi dal punto di vista del processo penale lo stiamo sostanzialmente per concludere, semplicemente stiamo aspettando l'ultimo rapporto della polizia scientifica, anche con un contributo tecnico importante che ci possa consentire di mettere la parola fine ad un procedimento che già, diciamo, si è indirizzato evidentemente alla archiviazione. 6 agosto l'episodio, siamo ormai alla conclusione del processo penale. Mi viene da chiedere una cosa, procuratore. Lei è qui a Bologna dal luglio del 2016. Come l'ha trovata questa città sotto il punto di vista penale e come è oggi dopo 2 anni? Bologna oggettivamente è una città che mi sento di dire è una città sicura. E però Bologna, come tante altre realtà metropolitane, è qualificata e caratterizzata da un senso di insicurezza percepito molto forte, rappresentato all'esterno anche da voi media. Senso di insicurezza che va intercettato e che non può essere superato, cancellato, messo nel nulla semplicemente opponendo le statistiche che dicono che il numero dei reati è diminuito, perché sarebbe una finzione e chi si deve occupare di sicurezza, le forze di polizia, e di repressione, la magistratura, è un dato di fatto che devono tenere in conto. Allora, in questa prospettiva, io 2 anni fa, quando sono venuto a Bologna, l'ho detto subito, ho cercato di fare quello che chi svolge questo mestiere può e deve fare. Ho cercato di dare delle indicazioni più precise alla polizia giudiziaria per quanto riguarda la individuazione e repressione di alcuni reati. Penso ai reati in materia di sostanze stupefacenti e più in generale ho voluto ridare alla polizia giudiziaria un più ampio spazio di autonoma valutazione per consentire un intervento ancora più tempestivo e sollecito. Mentre per quanto riguarda l'attività dell'ufficio ho cercato di ridurre un arretrato che indiscutibilmente caratterizzava l'ufficio,
che trovavo e troverei tutt'oggi incompatibile con i principi del giusto processo e con la necessaria rapidità di definizione. E devo dire che a distanza di 2 anni i risultati, sia pure ancora perfettibili, sono soddisfacenti, perché io qualche mese fa ho esitato la prima versione di quello che possiamo chiamare il bilancio sociale, che ho messo anche sul sito della Procura della Repubblica, che è una sorta di fotografia di quella che è l'attività dell'ufficio svolta in questi 2 anni, e vedendo i risultati statistici di questa attività abbiamo avuto una contrazione notevole del numero dei procedimenti pendenti. Quindi significa abbattimento dell'arretrato e significa conseguentemente maggiore celerità nella definizione dei procedimenti. È qualcosa di ancora perfettibile, perché l'obiettivo, l'asticella va sempre messa più alta, perché bisogna sempre migliorare, ma è uno sforzo che ho sentito di fare, e devo dire i colleghi e il personale sia amministrativo che di polizia giudiziaria ha risposto molto positivamente. È un risultato che va incontro a queste esigenze della collettività di sicurezza, perché se la magistratura riesce a definire più processi e a farlo in un tempo più ravvicinato, dai una risposta anche a livello mediatico di maggiore tranquillità, e anche questo può contribuire a migliorare questo senso di insicurezza. Cari spettatori, è stato un punto di vista più lungo del solito, probabilmente molto più lungo del solito, ma veramente valeva la pena per le problematiche affrontate e per gli stimoli che ci ha fornito. Procuratore, quindi la ringrazio, a voi appuntamento alla prossima settimana.